Buongiorno, ora un breve video molto rapido per spiegare il fair play, che in molti non ci ho capito un cazzo. Le sanzioni del Milan sono per la stagione 2014-17, Milan dovrà fare pareggio di bilancio, tutte le cagate che sono state dette ieri, quindi posso fare mercato secondo tutti gli espertoni, deficienti. L'anno 17-18 sarà sanzionato la prossima primavera, lì ci avete 126 milioni di deficit, dopo rideremo. Già adesso per il prossimo triennio, con quelle sanzioni che mi hanno dato, già non è che potete andare a spendere e espandere, come sentite dire, i Higuain così, quelle cose lì, già non li prendete più, Paqueta, lasciamo stare, quando dovete mettere i giocatori in lista a 21 avrete la difficoltà a bilanciarli, ma quando entrerà in vigore l'altra sanzione, sono cassi, ok, non avete paletti per quel triennio qua, 14-17, però dovete rientrare questo di là. E il prossimo triennio, il prossimo anno, entra il bilancio della passata stagione, quindi 126 milioni. Auguri, 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 deficiente. Collegare il cervello, collegate il cervello invece di sparare minchiate. Mi dispiace per i milanisti, saranno volatili molto amari per voi, cazzi amari. Noi ci siamo passati, sappiamo quello che c'è. Quanto oggi, speriamo che l'intervinca, vediamo se gioca Keita, se gioca ancora Perić come sembra, e vediamoci sta partita e ci vediamo stasera. Comunque, per i milanisti e più in generale, quelli che dicono che non c'è differenza, no, non avete capito ancora un cazzo, vedo. Quello è 2014-2017, per il 2017-18 ancora non è stato contabilizzato. E quelli sono 126 milioni che ancora non sono stati aggiunti, quindi sta ancora peggio. Vi massuderanno ancora. Ciao, sempre Forza Inter, Juve, Milan, merda.